aspetta. Oh, ci siete? Mi hanno fatto bravo Bolsa. Prova. Non ce l'ho più vicino. Mi sa che non il Pomigliano riesce l'impresa di superare il gate davanti nelle Coppa Italia. Ha disputato una gara di contenimento, considerato che la seconda fase di gioco era anche in inferiorità di numero. Ma la gara di vettura è stata un po' più questo, abbiamo già la funzione, perché non era fortuna andare in parità dopo 30 secondi, non era ben altro magari il portiere. Dopo per 10-12 secondi abbiamo andato a fare il gioco. Subito dopo ci siamo allontanati, non capisco perché, sotto la pressione che aveva la squadra messa, avrebbe subito questo gol. E quindi abbiamo sofferto. Nel secondo tempo, dopo aver subito il 2-1 e rimasto in 10, probabilmente avevamo fatto una cosa che non voglio. Cattiveria artistica, per cercare di rimontare sulla pressione di questo risultato, siamo riusciti con un'azione brillante, direi, e abbiamo tenuto bene in campo. Se gli avversari ci avevano sottovalutato in questa fase, hanno peccato di molto. Questo inizio di stagione di campionato, qual è la condizione fisica dei suoi ragazzi? Ma io non posso andare, anche perché abbiamo fatto una squadra ex novo negli ultimi 20 giorni, la società vuole abbandonare, vuole riprendere tutto, e quindi insieme alla società ci siamo ravveduti e abbiamo cercato di mettere il più bene possibile. Abbiamo avuto la fortuna di trovare il giocatore disponibile, una grande società alle spalle, ha pescato il giovane, ha fatto una squadra secondo me sulla carta buona, ma c'è ancora tantissimo da lavorare e adesso abbiamo un campionato che incombe. Sappiamo della nostra reale forza qual è, con questo risultato abbiamo ancora maggiormente di tutti i tanti giochi che mettiamo in campo. È stato un campionato di vertice, è un campionato in un girone di tutti. Sicuramente mancherà ancora di qualche cosa, però facciamo di necessità virtuale. Tra tanti giovani, il portiere Violante, classe 91, oggi sei il protagonista perché ha parato ben 3 calci di rigore. Diciamo che questa è una scoperta del direttore di Costiera Romano, perché ci ha creduto infinitamente su questo ragazzo. Non a caso, in un progetto di squadra abbiamo puntato sul 91 in poi. Anche il portiere eventualmente fortemente lavorato, fortemente ci ha creduto, l'abbiamo messo in campo. Non mi ha vogliato insieme a parlare di rigore, che magari ci può sbagliare anche per caso. Il portiere che bravo è avere sangue freddo. Poi mi sembra che ti importi di così grande valore, non è che ne abbia potenziale. Tutto sommato. Grazie.